Lo sai che non è facile trovare le parole. L'Atalanta è in lutto. Nella notte tra l'11 e il 12 di febbraio, Checco Pisani perde la vita in un incidente stradale sullo svincolo della Milano Laghi. Con lui muore anche la fidanzata Alessandra Midali. Il primo degli spareggi UEFA si gioca così in un clima di profonda commozione e in tutto quello che succede all'interno dello stadio, i tre gol dell'Atalanta compresi, è un continuo ritornare al nome di Pisani. La squadra bergamasca appare contratta, ma non può essere altrimenti. Dopo mezz'ora di gioco in cui non si verificano sussulti, al 40esimo prima Foglio e poi Lentini vanno vicini al gol. La rete la sfiora anche il Vicenza in avvio di ripresa con Viviani, ma all'11esimo, finalmente, l'Atalanta passa. Il suggerimento per Foglio, autore della rete, è di Morfeo. Tutti i giocatori si portano sotto la curva nord, dove è appesa la maglia di Pisani. La stringono, la baciano tra commozione, lacrime e tanto entusiasmo. L'arbitro Braschi capisce il particolare momento e con grande intelligenza non ammonisce nessuno dei giocatori che si erano portati fuori dal rettangolo di gioco. Al 17esimo il Vicenza resta in 10 uomini per l'espulsione di Belotti e l'Atalanta sfrutta subito l'uomo in più andando al raddoppio al 24esimo. L'azione è di Sgrò, la conclusione di Inzaghi. Il Vicenza ha un sussulto e al 43esimo, su calcio di rigore trasformato da Otero, accorcia le distanze. Nemmeno il tempo di mettere la palla a centrocampo che Inzaghi chiude la gara con un'azione personale che gli frutta il 15esimo gol stagionale e il titolo di capocannoniere assoluto del campionato.